Si fa sul serio in Serie D, sono infatti le semifinali, gara secca quest'anno, si sfidano gli AS Tronzi, i primi della classe che fanno quindi l'esordio al loro torneo, e questo torneo, scusate, nella fase eliminazione diretta contro gli All Blacks, che hanno già dovuto giocare una partita, sono infatti passati contro i ragazzi del Benfica ai calci di rigore, decisivo Pezzullo in quell'occasione, autentico man of the match insieme ad Accarino, Bruno il capitano. In vantaggio però i Tronzi dopo pochi minuti dall'inizio di questo secondo tempo, ci ha pensato Cavallo, che di certo non è un bomber ma ha saputo far sentire il suo apporto alla squadra quest'oggi. Occhio a Covino che prova ad andare, viene fermato da Muio che alla fine porta il pallone però in rimessa laterale. Va Covino a battere, anzi no, lascia l'incombenza della laterale a Rossi, il capitano, la mette dentro a cercare Gargiulo, si coordina, Pezzullo risponde da campione, alza la palla infatti in calcio d'angolo, bella la girata di Gargiulo, altrettanta la risposta di Pezzullo, bellissimo intervento di Pezzullo. Gargiulo messa dentro, ancora Rossi ci prova, palo esterno, occasione quindi ancora per gli AS Tronzi, stiamo provando loro in questo avvio. Occhio alla palla lunga cercata, Biondi fermato però da Cavallo, laterale quindi a favore dei ragazzi maglia nera, gli All Blacks. A Biondi la mette dentro, allontanare Covino, poi arriva la conclusione di Ribera, la rimette dentro in questa occasione l'altro Accarino, si scontrano poi Muio e Ribera, laterale a favore dei Tronzi. Dopo il gol del vantaggio la squadra di maglia gialla sembra aver preso in mano la partita, ma gli All Blacks non desistono. Gargiulo prova ad andare, fermato, e poi alla fine ci pensa Cavallo, cioè scusate Soprano, a mettere il pallone fuori. Accarino la mette dentro, cerca il fratello, riesce a tenerla in campo, poi no, supera la linea laterale, si parte in egual modo dal fondo, anzi no, laterale che batte per l'appunto Cavallo. Palla lunga a cercare Gargiulo, anticipato però, arriva Covino, va per Gargiulo, alza questo pallone, sportellate con Accarino, ci prova subito, conclusione piuttosto inutile, fine a se stessa, forse per alleggerire un po' la pressione. Subiamo ancora un po' di match. Palla messa lunga, Gargiulo la sponda, non si intende con Rossi in questa occasione. Ancora Pezzullo, la gioca per Accarino, pressato subito da Gargiulo, fa una sportellata e due, va, insiste Accarino, c'è il primo fallo, batterà lo stesso Accarino. Vediamo il piazzato, il movimento dei compagni, forse c'era anche in porta, è infatti un tiro, si alza troppo il pallone però. Allora noi interrompiamo il nostro collegamento, il parziale di 1-0 a favore dei ragazzi maglia gialla, vale a dire gli AS Tronzi. Parte degli AS Tronzi che hanno vinto questa semifinale quasi senza problemi contro gli All Blacks. Cavallo apre le marcature, sei anche tu il migliore in campo, una grande partita insomma oggi. Sì, è stata una partita molto difficile, molto combattuta, abbiamo vinto nonostante l'uomo in meno e ora penseremo alla finale contro chi vincerà a mezzogiorno. Senti, tu che diciamo contro il fisico degli All Blacks potevi avere qualche difficoltà, invece è andata benissimo. Sì, sì. Perché la velocità più che altro. Hai puntato su questo? Sì, sì. Senti, Carlo, capitano, due parole in vista della finale, cosa pensi che possa fare? Aspetteremo il risultato, appunto, sono due squadre fortissime. Chi temi di più? Chi dà morti. Chi dà morti? Un po' di più. Anche che sono una specie di derby contro di loro. Sarebbe bello un derby in finale, sì, dici tu. Va bene, grazie ragazzi, bravi.